sei arrivata pure tu, ma io ti stavo aspettando. Troppo tanto gira, tanto parla straniera, o sapeva che faneva. Quante storie, quante cose ci possono essere nella vita di una donna, o mi verrebbe da dire però nella vita di una persona? No, perché poi il senso del film è anche un po' questo, lei è un'esploratrice, fa un percorso di esplorazione alla fine, no? Quante cose ci sono? Tantissime, tantissime. Manganelli usava un'espressione puntuale su che cos'è la biografia di una persona, è il disegno di un tappeto rovesciato. E uno lo vede così, intravede una serie di cose che ricorda, che poi sono le cose che, quelle decisive che si impigliano nella memoria e che diventano quindi agli occhi di te stesso sacre, perché sono quelle che ti accompagnano per tutta la vita. E ovviamente nella vita di una persona c'è spazio per tanto, ed è così il tanto che attraversa la vita di una persona da renderla una vita indimenticabile ed eroica. Favore, l'occhio mi è detto ramana, e un sentimento caduto ne parte. Sto movimento lettera mi fa pensare a un mare che emoziona, e costantemente capare un'onda, ma viene a scrivere ramona. Lei è io l'ho vista un po' come una Alice del Paese delle Meraviglie, che viaggia, sperimenta, incontra anche un po' di mostri in questo percorso. Che ne pensi? Sì, lei diciamo che il motore principale di Partenope, secondo me, è scaturito dalla curiosità, e quindi attraverso questa sua curiosità che ha da quando è piccola fa inconsapevolmente un po' una ricerca antropologica, già da prima di essere, di diventare un'antropologa. E tutti gli incontri che lei fa con i personaggi che vediamo nel film sono incontri che comunque la portano poi ad andare verso quello che lei sceglie di diventare, perché sono incontri di vita, sono molto importanti per lei, che sia nel bene e nel male. Comunque le insegnano delle cose, le insegnano a vedere se stessa e a capire una realtà. Potenza perde per una distrazione, non pensiero a casa ne fuiuta, chi sta amore arriva tra poco cosa. Si è trovata a Napoli, lei magari la vede dall'esterno, e come ha lavorato con Sorrentino, che è un regista amatissimo? Well, first of all, I've been a fan of the prima di tutto sono fan del suo cinema da sempre. Lo amo. Ha una visione unica. E poi conoscevo già la costiera amalfitana. Ma girare lì con Paolo in luoghi così belli non mi era mai capitato nella mia lunga carriera. La cosa bella è che di solito si girano i film d'inverno facendo finta sia estate, oppure si gira d'estate facendo finta sia inverno. Invece noi abbiamo girato d'estate ed è stata una vera estate. Davvero un periodo molto speciale che non dimenticherò. Senza perde una distrazione, non pensiero a casa ne fuiuta, chi sta amore arriva, tra poco cuore, fa girare a capo questa gente. Essendo tra le varie cose il personaggio di Partenope è anche una specie di caronte che ci porta dentro le diverse anime di Napoli, dai bassi fondi fino ai mondi più aristocratici. C'era la possibilità di esplorare qualcosa che a Napoli effettivamente esiste, che è una sorta di incredibile napoletano. Napoli è una città che ha a che fare con l'incredibile, perché ha a che fare con una smisurata, costante teatralizzazione di tutto. E quindi questa teatralizzazione contempla il miracolo, contempla una criminalità con delle sfumature uniche che sono solo di la criminalità napoletana ha delle caratteristiche, dei modi di procedere, dei rituali che non hanno niente a che fare con le organizzazioni criminali di altre zone, che sono, come dire, più pragmatiche.
Stefania, e poi c'è questo personaggio bellissimo, ti scopriamo un'ora, non vogliamo dire troppo perché il film arriverà in Italia tra un po', ma insomma ti scopriamo a un certo momento del film, e il tuo personaggio è un personaggio che si trova a tirare le somme, no? Di una vita dove forse non tutto è andato come si pensava, o forse è andato come si pensava, però è quel momento della vita, come dire, forse anche un po' malinconico, ma anche pieno in qualche modo. Sì, se sei pieno te stesso, perché la vita non ti guarda, non ti si fila, cioè la vita è altrove, no? E quindi dipende solo da te. Forse è vero che questa è una magia e non è capito niente. Offenderà nessuno Paolo, perché questa volta su qualcosa ci sei andato giù un po' più duro negli incontri che lei fa, no? Ne fa tre, me li hai appena detti, ne fa tre in particolare, manca uno con un'importante attrice. Si offende sempre qualcuno, non ti preoccupare. Però la tua risposta c'è, è sempre questa qualcuno che si offende. Senti, dovunque. Comunque alla fine con Sorrentino come vi siete trovate? Benissimo, no? Tu benissimo. Hai fatto tu. E tu Stefania? Una vita che più vita di così non si può.